attimo se... Bravo! Sì, anche adesso penso che sia stata un'irruzione, perché si comincia a realizzare quello che si è fatto e minuto dopo minuto si realizza che si è realizzato un sogno fin da quando ero ragazzino. Infatti, quanti anni avevi nel 2006? Nel 2006 avevo 16 anni e già giocavo a curling. E... Cosa dicevi di questo signore che ti ha appena... Mi ha abbracciato, sì. Questo anziano signore... Si guardava le sue partite e... aveva gli occhialini e non aveva la barba. Era un ragazzino, un fischello all'epoca. Pensate di ripetere in qualche maniera quell'operazione simpatia che portò a 4 milioni di audience a Torino 2006, visto anche i rovesci del calcio. Speriamo, come dire, i presupposti ci sono tutti, perché da allora l'Italia nel curling non si è più qualificata, quindi speriamo assolutamente di far crescere il movimento, di portare noi giocatori nel nostro bellissimo ambiente. Non c'è problema da parte vostra per quanto riguarda, se c'è un po' di ironia nei confronti del curling, siete più forti di tutto questo? Ma assolutamente, anzi speriamo che questo faccia bene ai ragazzi a dire ok, faccio curling, e non siano assolutamente presi sotto gamba solamente perché non giocano uno di quegli sport maggiori che invece sono più mediatizzati di altri. Complimenti ancora, grazie.